una storia bellissima. È la vigilia di Natale a nevica. La casa di Clara e Fritz è decorata con tante luci e un grandissimo albero di Natale. La neve è in dei soffitti da cielo. È decorata con tante luci e un grande albero di Natale. Improvvisamente bussano alla porta. Ciao bambini, come state? Siete pronti per i vostri regali? Ciao, ciao zio, che bello vederti! Clara è contenta perché lo zio Grassi le ha portato un buffo schiaccianoci rosa a forma di soldatino per lei e uno per Fritz giallo. Grazie zio, è il regalo più bello che ho mai avuto. Sono contento che ti piace. A Fritz non gli piace il suo regalo e allora lo butta via e vuole lo schiaccianoci di Clara. Voglio il tuo regalo. No, Fritz è mio, ridami il mio giocattolo. Mi piace di più il tuo, il mio non mi piace. No, Fritz, ti prego. È rotto. Fritz ha rotto il gioco di Clara e lei è disperata. Arriva lo zio Drossel e cerca di consolare Clara. Non preoccuparti, l'aggiusterai io per te. Mentre lo zio aggiusta lo schiaccianoci, Clara e Fritz vanno a dormire. Thank you.
sogna e incomincia così il suo viaggio nella magia. Si sveglia, trova lo schiaccianoci aggiustato. Che bello quando sono contenta! Ad un tratto vede il re topo e il suo esercito marciare verso di lei. Clara si spaventa, cerca di scappare, ma i topi la circondano. Adesso non avrai più strampo. A quel punto lo schiaccianoci si avvicina. Perché sei fermo lì? Scappiamo! Adesso dove andiamo? Dobbiamo trovare un posto in cui nasconderci. Mentre Clara corre a nascondersi, lo schiaccianoci cerca aiuto. Arriva in un negozio di giocattoli e trova tanti soldatini. Mica Clara è nei guai. Re Topo col suo esercito la vuole catturare. Improvvisamente i soldatini prendono vita e seguono lo schiaccianoci. Forza ragazzi, muoviamoci, c'è bisogno di noi. Cominciano a combattere con Re Topo e il suo esercito. E quando Clara uscì dal suo nascondiglio, vede Re Topo che sta per uccidere lo schiaccianoci. Non ti permetterò di fargli del male. Lascia lo sguardo il topo. La scarpa di Clara colpisce la testa di Re Topo. Gli altri topi si arrendono e vanno via. Clara corre dalla schiaccianoci che è svenuto. Svegliati, ti prego. Non piangere, Clara, sono qui per aiutarti. Fatto confetto, trasforma lo schiaccianoci in un bellissimo principe. Il principe e Clara cominciano a danzare. Danzano la
La fata confetto e le altre fate portano nel mondo dei dolci Clara lo schiaccianoci. Clara racconta la sua storia alla fata confetto. Da tutto quello che è successo, ma non preoccuparti, sei qui al sicuro con noi. Clara, tesoro, hai dormito tutta notte in salotto. Mamma, io sembrava tutto così reale. Ascolta bene, non lo senti in lontananza il suono delle campane? Prima A e la prima B, mi auguriamo un sereno Natale.